c'è un insieme di equivoci e fraintendimenti surreali che non hanno una giustificazione per chi ha seguito con attenzione i video proposti nel mio canale. Gli equivoci in questione sono quelli che, attraverso cui si pretende che lo scientismo e la scienza siano vie uniche per la conoscenza per raggiungere a qualcosa di attendibile. Ma ci si dimentica che non è possibile mostrare e dimostrare niente ignorando il principio di non contraddizione e quindi ignorando il valore della logica. Faccio un esempio, già portato avanti da Aristotele, mostrato da Aristotele. Chi nega il valore della logica dicendo che la logica non dimostra nulla di attendibile e che solo la scienza dimostra qualcosa, intanto non sta dimostrando questa stupidaggine, ma la sta dando per scontata. Non sta portando nessuna prova scientifica di questa stupidaggine e inoltre, per sostenere questa sciocchezza, aderisce, è costretto ad aderire implicitamente alla logica. Perché? Il principio fondamentale della logica è il principio di non contraddizione. Ora, il principio di non contraddizione afferma che una cosa non può essere se stessa e il suo contrario, il suo opposto, ciò che escluderebbe essa stessa. Ora, chi ritiene che la logica non sia valida, vuole affermare che non sia valida, non che sia anche invece valida. Quindi è costretto a riconoscere che non possa essere valida e non valida simultaneamente. Il suo intento è di sostenere in maniera determinata e stabile che non sia valida. Ebbene, aderisce implicitamente al principio di non contraddizione che è la base della logica classica ed è anche sottointeso come principio in tutte le altre logiche non classiche, come già ho mostrato in maniera incontrovertibile grazie agli argomenti di Emanuele Severino. Quindi, non c'è nessuna pretesa legittima da parte di chi ritiene arbitrariamente queste sciocchezze e non si rende conto che tutto quello che è possibile dimostrare lo si può dimostrare solo grazie ai principi della logica e che anche quando si ritiene che ci sia una dimostrazione empirica, non è mai scissa dal piano logico. Infatti, la dimostrazione empirica intende sostenere che la tesi A è stata dimostrata dagli esperimenti 1000, 10.000, 1 milione, da tutte le ricerche che vi pare, e non che non sia contemporaneamente stata dimostrata da quegli esperimenti. Quindi c'è sempre questa adesione implicita, questo riconoscimento della struttura ontologica del reale, razionale. La struttura ontologica razionale del reale e quindi l'ammissione implicita per cui il principio ontologico è iscritto nel reale, non è un'invenzione umana.